Ciao Salvatore, cosa stai facendo? Sto cercando di fare un po' di pane e siccome volevo macinare col macina grano, lo volevo macinare. È quello verde, base verde e legno sopra. Ho visto che il frumento che avevo a casa io era già pieno di verme e di farfalle. L'ho dovuto buttare e ho comprato del grano. Purtroppo grano tenero integrale da una panetteria. Ebbene, signori miei, io vi dico una cosa semplicissima. Se voi guardate la macinazione che ho fatto col fieno greco e tutti i passaggi, la stessa cosa vale col grano, vale con l'avena e con l'orzo. È lo stesso procedimento, quindi ve ne farete un'idea. Allora cosa ho fatto? Io ho comprato la farina, fai vedere questa farina. Purtroppo non è una farina adeguata, perché da come potete vedere, da questa farina, che sembra farina tutta macinata, io ho tolto quella che ho fatto, che sto facendo come pane, ma ho tolto questa porcheria. Questa è quella che danno ai porci e la inseriscono con la farina bianca macinata e loro fanno farina integrale, mi prendono in giro. Questa in un certo senso è farina di grano tenero macinato, ma gli mettono, cioè, la cruschella, quella che danno ai porci. Io l'ho setacciata con questo setaccio e l'ho resa tutta fluida. Ora gli ho messo qua dentro il lievito, un po' d'acqua, l'ho girato e poi l'ho versato qua. Ecco. E sto cercando di fare il pane. Qual questo è il lievito? Ecco. Questo è il lievito, l'ho messo qua con un po' d'acqua e ne metto un altro po' perché ancora ci vuole un po' d'acqua qua, prima che raggiunga la fase, diciamo così, per poterla far fermentare. Per poter raggiungere un grado tale da poter fare dei panini che poi metterò a forno. Ecco, a forno a legna. Nell'acqua e lievito hai aggiunto anche un po' di sale. Sì, nell'acqua e lievito ho aggiunto un po' di sale, perché il panino lo faccio per i bambini, per i miei nipotini, ma col sale. Si può fare pure senza sale per coloro che hanno problemi di insufficienza renale. Quindi non c'è problema di come si dice, uno decide le quantità, se metterne, quanto metterne. Ecco, che proporzioni hai fatto tra... No, io non faccio proporzioni, io vado ad occhio, io non uso mai proporzioni o altre cose. È il mio sistema psicologico, il mio sistema, diciamo, immunitario che mi trasmette le informazioni. Non ho bisogno di andare per... se vuoi fare un po' di farina qua sopra, prendi, dai, metti qua. Facciamogli vedere. Basta così. Da come potete notare, qui questa farina, aspetta un minuto, questa farina sembra perfetta. Vuoi setacciarla qua sopra? Vedi? Il setaccio porta farina finissima e rimane quella porcheria che loro mettono, cioè che non è igienica. Sono, diciamo così, farinette per la zootecnica che danno ai porci e la mischiano con la farina per far credere che sia farina integrale. Guardate qua che sporcizia che c'è. Nel grano che macino io, questa sporcizia non c'è, perché quando macino il grano intero, il grano viene tutto macinato, compreso la pula, compresa la crusca. Invece questo non dovrebbe esistere. Queste sono farinette per la zootecnica, per i porci, e la danno a mangiare a noi. E noi mangiamo queste sporcizie, questa porcheria. Capisce? Questo è un danno che viene fatto alla povera gente, alla gente che non comprende e che compra tutte le sporcizie che loro ci danno perché non sanno quello che fanno.
perché non hanno informazioni, non sono informate. Come non sono informati in questo stato di cose, non sono informati quando prendono le medicine, che sono veleni. Come veleno è l'alimento che loro mangiano e poi dicono di essere vegetariani. Stanno tutti male, anche i vegetariani, peggio che gli altri, perché mangiano tutto, tutto morto mangiano. Per quanto tempo impasti? No, pochissimi minuti, non è che già è pronta l'impastatura. Ora ne faccio delle palline, le faccio mettere, se prendete la teglia quella grossa con che c'è il coso, no, questa? No, la teglia quella grossa, quella di sotto qui. Io faccio le palline, le metto lì e le metto a forno a lievitare. Ora faccio vedere. Si possono mettere in un posto dove c'è. E per quanto tempo le lasci a lievitare? Finché voglio io, finché capisco che sono già pronte. Quindi non c'è un qualcosa, deve essere tu che devi imparare dentro di te. E questo avviene con procedimenti particolari. Vedi, comincio a fare già i panini. Non so cosa vorrei dire a certe mamme che dicono di si fanno chiamare massaie, cioè neanche sanno cosa significa la parola massaia. No, ma ormai non si usa più la parola massaia. Non si usa più, che no. Cosa si usa adesso? Non c'è più la massaia. Non si usa più. No. È praticamente scomparsa da quando la donna è andata a lavorare fuori. Cioè, non è più qua sta cosa? Sì. Io la... Passo ora. Questo pane, dopo che lievita in questa teglia, dentro il forno, dove c'è un calore un po' soffuso, io la metto nel forno a legno, ve lo farò vedere, dove il forno a legno e come si inforna. Comunque se qualcuno non ha forno a legna può tranquillamente farlo a casa. A casa, nel forno a gas. Lo mette alla temperatura massima, vero? Com'è? No, a 200 gradi. Ah, 200. A 200 gradi, anche di meno. Ah. Se si tratta di questo pane così, è abbastanza, diciamo così, morbido, che non ha bisogno di grande cottura. Ah. Non hai aggiunto l'olio? No, non ho aggiunto l'olio. Altrimenti vengono panini all'olio. Mm. Cioè l'olio si può mettere quando tu vuoi fare un panino all'olio, ma che senso c'è mettere l'olio che poi a 200 cuoce, gradi? Certo. A 200 gradi, cioè se c'è nell'acido butirico o burittico, come cavolo si chiama, sta particella di questo veleno. È questo che non riusciamo a capire. L'olio si mette sempre crudo, mai cotto. La lievitazione quanto la fai durare? Lievitazione quella che sale? No, la faccio durare finché il pane comincia a prendere la forma. Quindi più o meno sarà qualche ora. Sarà la stessa a dirmelo.
Sì. Quando vedo che il pane prende la forma giusta, io la porto nel forno a legna e la inforno. Ora vedete pure il forno a legna che ho io. E dove le tieni nel frattempo? Dentro il forno a gas, con questa teglia. Di modo che il calore, che non ci sia il vento, che ci sono tutte le cose aperte, il calore la... Dare questo pane ai bambini, farcito con le cose che faccio io, è un bene di Dio. Sì, ecco, facciamo vedere cosa hai fatto stamattina, dalle 5. Possiamo far vedere tranquillamente. Ecco. Ma c'è più vicina, ascolta. Che anche questo sta aspettando il forno a legna. Ecco il pane lievitato. Ecco il forno a legna di Salvatore. Come si fa? Aspetta, ecco, a posto. E poi lo volte. A posto. Ora stacco, ora stacco. Dietro, a botalo dietro. Perfetto, chiudono un po', basta.